Radio Radicale, siamo con l'onorevole Del Mastro delle Vedove della Commissione Esteri, che in questi giorni ha presentato, diciamo, più di un credo di interrogazione al Ministro degli Esteri sul sequestro dei pescherecci italiani, che ha visto anche il sequestro di 18 cittadini italiani. Allora, su questa polemica, su questo, diciamo, stop, si è innescata una polemica che ha toccato anche il Parlamento, perché, diciamo, fonti del Ministero degli Esteri hanno espresso critiche rispetto al fatto che venissero fatte delle interrogazioni su questo. Allora, bisogna tacere, non bisogna fare delle interrogazioni e affidarsi alla diplomazia, o il Parlamento non può fare più nulla. È proprio questo il grande tema. Di Maio va in Libia, viene sfregiato perché mentre in Libia sequestrano due pescherecci e 18 marinai italiani, noi facciamo, di Fratelli d'Italia facciamo un'interrogazione, ma faccio il vero problema per Di Maio non è Haftar, non è al-Sarraj, non è Erdogan, siamo noi di Fratelli d'Italia che facciamo le interrogazioni. Ora, ho già dichiarato a Di Maio che lo tempesterò di interrogazioni fin quando il caso non sarà risolto, anche se esse mettono nudo la sua assoluta e totale inconsistenza. Peraltro, notizia recente, sembrerebbe che Haftar chieda in cambio la restituzione di alcuni scafisti detenuti in Italia. Quindi Di Maio, se pensa di tacitare le opposizioni chiamandoli qualcuno, sappia che per le opposizioni, e in particolar modo gli uomini e le donne di Fratelli d'Italia, non avranno paura di uno che considerano nessuno. Lui quindi ne ha fatto un comunicato dove ha detto che si è dichiarato dispiaciuto del fatto che qualcuno voglia fare polemica, ma la sua era un'interrogazione polemica. Beh, quel qualcuno sarei io, e la mia era un'interrogazione dove banalmente, ed è agli atti, si chiedeva cosa stesse facendo il governo per liberare i 18 marinai e recuperare i pescherecci e come avesse voluto intendere chiarire con le autorità libiche quali siano i diritti del popolo italiano sul mare e dell'Italia sul mare Mediterraneo. Se questa è polemica. Certo, senta, voi, diciamo, oggi non c'è il question time, avreste affrontato il tema nel question time e ci saranno delle interpellanze urgenti su questo? Una la sto preparando proprio oggi, in virtù del fatto che pare sempre più evidente appunto che ci sia una trattativa in corso. Certo, Di Maio non deve, come dire, sottomettersi alle richieste di avventurieri libici che chiedono la liberazione degli scafisti. Di Maio semplicemente deve ricordarsi che rappresenta occasionalmente e immeritatamente lui, la settima potenza industriale del mondo, la seconda potenza manufatturiera d'Europa, e quindi chiedere l'immediata liberazione dei 18 marinai e dei due pescherecci. Senta, si sa qualcosa su dove sono detenuti questi 18 marinai italiani e in che condizioni si trovano? Sono state date delle garanzie? Le garanzie il Ministero fatica a darle, anche perché per il momento si tratta di persone nelle mani di una dei due contendenti in Libia, con l'evaporazione dello Stato libico, e quindi anche le trattative sotto questo profilo danno poche garanzie, ed è per quello che è urgentissimo recuperare marinai e pescherecci, anche perché siamo di fronte a bande armate prima ancora che a autorità statuali. Senta, vuole dire qualcosa anche su come la stampa ha trattato questa vicenda, che insomma. Guardi, a parte voi, ma non per piaggeria e non certo perché mi state intervistando, vi è stato un silenzio quasi catastrofico. All'inizio è stata data la notizia e poi è scomparsa dai radar. Basta fare una ricerca su Google, non si trova più nulla tranne che al 2 settembre. Evidentemente il mainstream di Di Maio sta funzionando, tutti zitti, tutti muti e tutti a catena. Io non credo però, per una questione di trasparenza, che si debba stare zitti, ancor meno se ci dovremmo affidare agli imperscrutabili disegni di Di Maio. Io quella cieca e fideistica provvidenza li ho nei confronti di ben altre autorità che non stanno su questa terra, e se stessero su questa terra in ogni caso non sarebbero l'uomo delle bibite del San Paolo di sicuro. Io la ringrazio l'onore del Mastro delle Vedove e di Fratelli d'Italia. Grazie.